È il match clou di una quarta giornata che propone su tutti Belpasso, città di Catania, due compagini attrezzate per i vertici di un girone C di promozione, una partita evidenziata dal ritorno di mister Di Maria al timone, stavolta non della panchina della città di Catania ma del Belpasso. Cannonieri anche a confronto, Emanuele Garozzo oltre 300 gol in carriera, Alessandro Randis invece ha già dimostrato di essere cannoniere di razza. Per il Belpasso oggi c'è il talento in campo di Pietro Palazzolo, Lorenzo Buonaccorsi, Diego Giuffrida, Alessandro Randis e del classe 97 Luciano D'Amico. In panchina viene sacrificato quindi Luca Barberi, ma diamo lettura delle formazioni partendo anche dalla città di Catania con Falletta tra i pali, poi Falletta suo omonimo numero 2, Tamburella 3, Crisafulli 4, Cambria 5, Bicabadan 6, Maesano 7, Lazzara 8, Arrabito 9, Messina numero 10 e Garozzo numero 11. A disposizione di Carlo Platania, Mistretta, poi Famà ancora, Famà, Arena, Pirracchio, Pirrello e Romano. Il Belpasso invece risponde con Cirnigliaro tra i pali, Rizzotto e Balsamo sulle corsie laterali, Reale e Daidone a completare il pacchetto difensivo, Mazzarino e Palazzolo a centrocampo con la batteria poi di quattro giocatori d'attacco che è composta appunto da Lorenzo Buonaccorsi, Diego Giuffrida, Luciano D'Amico e Randis, terminale offensivo. Il Belpasso oggi veste la maglia nera a tinte bianche verticali. Il direttore di gara, il signor Fabio Franzò, della sezione di Siracusa, coadiuvato da Daniele Picciolo di Catania e Salvo Maccarrone di Acireale. Inizia la sfida. Pietro Palazzolo oggi è interno di centrocampo, complice anche l'assenza di Santorofino, mentre qui Randis non riesce a spizzare questo pallone per Buonaccorsi, che si era frapposto in qualità di seconda punta. Attenzione a Randis, calcia il numero 9, interviene Buonaccorsi in maniera regolare, ancora il numero 8. Intanto intervento irregolare da parte di Litterio Gambria, che è già ammonito. Intervento sul numero 11 D'Amico, vediamo se il direttore di gara interverrà con un secondo cartellino giallo che arriva puntualmente. E allora Litterio Gambria, vediamo se è, infatti viene espulso, quindi al 25esimo minuto di gioco, intervento davvero pericoloso a tenaglia da parte di Litterio Gambria, che lascia il Città di Catania in inferiorità numerica per altri 20 minuti nel primo tempo e tutto la ripresa. Ma i giocatori del Città di Catania adesso devono anche preoccuparsi a questo punto di fare densità a centrocampo, dove hanno un uomo meno. Randis qui per Buonaccorsi, attenzione a Lorenzo Buonaccorsi che si inserisce in area di rigore, Buonaccorsi, pallone in mezzo dove D'Amico non arriva, arriva Randis, poi la conclusione, molta confusione, pallone in calcio d'angolo. Intanto attenzione, vicinissimo il Città di Catania al vantaggio. Pronta la battuta della punizione con Maesano, Cirnigliaro comunque sicuro. E poi c'è il duplice fischio del direttore di gara, quindi due minuti di recupero per mandare le due squadre negli spogliatoi. 0-0 il risultato. Inizia la ripresa con il primo pallone toccato dai giocatori del Belpasso. Non ci sono variazioni. Randis fa pressing e poi Bicabadan giganteggia, giganteggia, perché Bicabadan sta facendo una grandissima partita lì al centro della difesa e a centrocampo. Poi Messina, c'è il fallo e quindi calcio di punizione. Città di Catania che ritorna a respirare dopo minuti di apnea, dove per lo più non sono arrivate grosse palle gol. Intanto Città di Catania che attacca sulla corsia di sinistra, attenzione a Crisafulli che entra in area di rigore, c'è l'assegnazione del penalty. Calcio di rigore per il Città di Catania con l'intervento su Salvo Crisafulli, che quindi cade in aria, induce il direttore di gara a decretare la massima punizione. E quando siamo giunti al 64esimo minuto, Emanuele Garozzo dal dischetto, dagli 11 metri, parte Lele Garozzo, attenzione, conclusione in rete, Città di Catania che passa in vantaggio al 65esimo minuto. Sono 302 gol in carriera per Emanuele Garozzo, che quindi cambia l'inerzia del match. Belpasso sotto di un gol, è pazzesco come nel calcio la dura legge del gol abbia sempre la meglio. Città di Catania che comunque ha fatto una buonissima fase difensiva, un buonissimo centrocampo che ha tenuto il pacchetto, la mediana, e adesso passa in vantaggio quando mancano 25 minuti alla fine. Garozzo ha calciato un rigore perfetto dove Cirnigliaro non poteva assolutamente arrivare. Attenzione all'iniziativa per il Belpasso,
che attacca con Randis. Questo pallone giocato con la conclusione, una grande parata sulla conclusione mancina di Diego Giuffrida, straordinario Falletta che si è proteso sul suo lato sinistro, poi la sponda di Randis, la conclusione in acrobazia di Luciano D'Amico e la parata, bel passo che si sveglia al 66esimo minuto. Si allacciano molti giocatori, attenzione a questo pallone che di testa con vicinissimo Daidone al pareggio, pallone che viene respinto praticamente un metro d'oltre la linea di porta. Il numero 7 converge verso il centro, poi scarica per Randis verso Giuffrida. Giuffrida apre il pacchetto arretrato del Città di Catania con Buonaccorsi che calcia da posizione defilata. Tanto buona opportunità, attenzione, il pallone giocato per Arrabito e Cirrigliaro salva, grande opportunità per il Città di Catania di andare al raddoppio, salvataggio di Umberto Cirrigliaro che poi esce, attenzione, ai confini dell'area di rigore. Ancora bel passo che comunque vuole crederci, questo pallone scucchiaiato per Luciano D'Amico, gol sinistro D'Amico, la parata di Falletta sulla conclusione di D'Amico. Poi questo gran pallone giocato dove Jacopo Romano si avventa, attenzione a Jacopo Romano, l'intervento di Cirrigliaro ancora a salvare. Ultima opportunità in questo match tra Belpasso e Città di Catania e questo pallone giocato è davvero pessimo. Città di Catania che sbanca il San Gaetano con la rete messa a segno al 65esimo minuto da Lele Garozzo su calcio di rigore, un'ora e anche più di superiorità numerica mal sfruttata dal Belpasso e nasce questo 0-1 che per quanto ci riguarda con l'obiettività delle nostre analisi è ineccepibile, soprattutto perché il Città di Catania ha fatto davvero una grande fase di contenimento e di contropiede. Operazione sorpasso completata quindi dagli uomini di Carlo Platania che salgono a 7 punti, Belpasso che rimane a quota 5 punti. Prossima settimana per il Belpasso trasferta allo stadio dell'Etna, Adrano Belpasso. Da Francesco Casic è tutto per B-Press, appuntamento alla prossima settimana. No, chiaramente non abbiamo interpretato anche sull'11 contro 11 bene la gara, anche se riuscivamo a far circolare, però siamo rimasti molto bassi, addirittura quando siamo rimasti in superiorità numerica non abbiamo trovato il bando della matassa mai, buttavamo sempre la palla, quindi la superiorità numerica non riuscivamo mai a concretizzarla. È chiaro che siamo stati costretti a modificare leggermente, però devo dire che Pietro davanti alla difesa si è comportato abbastanza bene. Però è chiaro che ognuno per le proprie caratteristiche, in determinate zone del campo, per predisposizione è tentato a fare meglio, però Pietro ha fatto bene oggi. No, l'obiettivo primario per adesso è ritrovare il gioco. Poi è chiaro che noi siamo riusciti a passare il primo turno di Coppa, ritengo che ancora è un po' presto per dare sentenze, ce l'andiamo a giocare ad Adrano certamente, attendiamo il sorteggio di Coppa, però siamo qua per lavorare, nulla è scontato, non siamo a maggio, ancora siamo ad ottobre, quindi siamo qui per lavorare. Con l'espulsione di Litterio Cambria. Sì, effettivamente oggi bisogna fare un plauso ai miei giocatori, perché rimanere in 10 contro il Belpasso e vincere la gara non è sicuramente cosa facile, per cui un plauso a loro. A tutti, anche coloro che non sono entrati, che sono riusciti a sostenere la squadra e i ragazzi, bella vittoria, credo meritata, perché abbiamo rischiato di fare il 2-0 noi, bravo il loro portiere alla fine su Arrabito, poi dico noi abbiamo sofferto poco, ho visto pochi tiri in porta, bella squadra anche loro, noi siamo qui per, dobbiamo dire la nostra, sicuramente a fine campionato, andando vediamo a dicembre quello che succede e poi si deciderà. Sì, dal 26esimo del primo tempo purtroppo abbiamo preso questa espulsione, sicuramente la doppia ammonizione ci stava tutta, anche se poi, come dicevo prima, c'è stata poca uniformità di vedute in altre situazioni di gioco, però comunque la squadra non si è mai disunita, ha mantenuto la statura iniziale che cercavamo di pressarli alti, abbiamo aspettato solo un po', eravamo venuti qua per fare comunque la partita, non stare dietro, anzi cercare di mantenere il baricentro quanto più alto è possibile, lo abbiamo fatto fino all'espulsione e abbiamo continuato nonostante l'espulsione a mantenere la stessa statura.
spazzatura, quindi gran bella prova dei ragazzi, sono molto contento, alla fine credo che abbiamo anche meritato il risultato pieno, perché nell'arco dei 90 minuti abbiamo costruito anche delle palle gol importanti, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, però va bene così.